Nessuna vittoria e nessuna sconfitta. Le performance di Vis Pesaro e Alma Juventus Fano nei match del fine settimana hanno avuto lo stesso finale. Entrambe le partite sono terminate con un pareggio, che ha regalato alle due squadre un nuovo punto in classifica. Partendo proprio dai biancorossi, in trasferta a Gubbio sabato pomeriggio, il risultato finale dell'incontro è stato di 1-1, grazie alla rete di Panitteri. Abbiamo avuto un'ottima reazione, il primo tempo è stata una partita equilibrata, al secondo tempo abbiamo spinto, abbiamo cercato di far nostra la partita e qui c'è da fare i complimenti ai ragazzi perché alla fine hanno dato tutto quello che avevano dentro. Abbiamo raggiunto un risultato positivo, la squadra è viva, sono contento per Panitteri che è un ragazzo che si è fatto trovare pronto nonostante l'avessi utilizzato poco o niente, questa forse anche una mia colpa, però sono contento perché si è dimostrato un giocatore importante di cui avremo bisogno da qui alla fine. Il gruppo è formato da 20 ragazzi che stanno lavorando bene e chiunque entra fa la sua parte e questa è una cosa molto molto importante su una base su quale ripartire. Il rammarico è che anche oggi stiamo commentando un pareggio dove c'era due rigori incredibilmente, non parlo tanto del secondo su Di Paola, ma il primo su Germinale è un rigore nettissimo che per noi ci poteva, è linfa vitale. Puntualmente siamo qui a recriminare con decisioni sempre a nostro svantaggio e sinceramente bisogna essere più attenti perché noi lavoriamo un'intera settimana, prepariamo un'intera settimana, per noi inizia a essere, come avevo detto io anche in settimana, vita o morte e per noi quel calcio di rigore era vitale oggi. 1-1 quindi il punteggio finale anche dell'incontro tra il Fano e il Ravenna. Una partita dai due volti, dove se alla fine del primo tempo facciamo il secondo gol probabilmente prende un indirizzo diverso e invece nel secondo tempo abbiamo rischiato noi di addirittura perderla e dobbiamo ringraziare Visco. Abbiamo avuto 10 minuti di sbandamento, purtroppo non devono succedere, è capitato e dobbiamo lavorare su queste cose qua. Storia diversa per il calcio a 5 per l'Italservice che continua a vincere. Nell'ultimo match giocato contro il Catania, De Oliveira, Cuzzolino e Borruto hanno firmato il 3-0 che ha regalato ai biancorossi il nono successo consecutivo nel girone di ritorno e il primato in classifica, con un punto in più rispetto all'Acqua e Sapone. Per il basket ancora ferma la Carpegna Prosciutto Pesaro. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 7 marzo contro Cremona. Gli allenamenti della squadra proseguono senza coach Repeja, ancora positivo al Covid-19.